Salve a tutti ragazzi e bentornati. Allora, oggi parleremo di un genere molto prediletto da molti di voi, ovvero il mockumentary, quindi il falso documentario. È un genere che va molto per la quale ancora oggi, nonostante si sia un po' ormai sdoganato piuttosto in maniera viscerale, nonostante alcuni prodotti odierni riescono a essere molto molto validi. Sappiamo che tutto parte un po' da Cannibal Holocaust di Diodato, per arrivare poi al culmine con il grandissimo e storico ormai Blair Witch Project, però abbiamo visto come questo genere inflazionato a volte arranca, ma altre riesce veramente a sbalordire. E quello di oggi, appunto, è un documentary, o meglio un mockumentary, che vuole fare il vero documentary e riesce a sconvolgere gli animi perché è veramente diretto. Un cazzotto allo stomaco non indifferente che parla di un concetto che è agghiacciante a dir poco. Il film in questione nient'altro è che Lake Mungo del 2008, diretto da Joel Anderson, film australiano che ha sconvolto l'opinione pubblica. Lake Mungo. Yeah, 'cause I'm scared to die. Un prodotto che fa della psicologia applicata all'horror il suo punto forte. È una storia molto struggente, una storia drammatica, che riesce nell'intento di incunearsi, insinuarsi negli animi delle persone attraverso quello che è una veduta su un fitto mistero di una scomparsa di una ragazza che diventa follemente macabro, ma a suo tempo riesce a calarti in quello che è un percorso narrativo, uno storytelling veramente degno di nota. Per quanto la trama possa sembrare piuttosto convenzionale e semplice, riesce però nel suo modo di essere molto rarefatta e strana a livello proprio di percezione da parte dello spettatore. Comunque, è la storia della giovane Alice Palmer, un'adolescente di 16 anni in preda purtroppo a un suo cambiamento interiore, a una sua forte depressione, che la spinge purtroppo a un presunto suicidio. They scare me, bitch. Infatti viene trovata annegata in un lago non troppo distante da casa. La famiglia, ovviamente distrutta, seppellirà il suo corpo e insieme al fratello della povera ragazza cercano di strigare il loro dolore attraverso il continuo della vita, anche se piuttosto era rarefatta e complessa, quindi un dialogo che va a mancare e comunque, come sappiamo, gli lutti possono creare una frattura interna a tutte le famiglie. Però qualcosa sembra accadere. Sì, sembra che appunto Alice non se ne sia realmente andata. Sembra che sia sempre lì con loro a osservare ogni atto della loro vita. I kept hearing noises in the hallway. Si scoprirà per l'appunto che la presenza della giovane ragazza è ancora lì, ma non sappiamo realmente il perché. There was a ghost in our house. Detto così sembra di parlare della classica ghost story dove un'entità rimane attaccata alla sua famiglia, alle mura della casa e rimane lì proprio perché cercare di capire perché del tutto, quindi osservare senza interagire. L'intento è quello di scoprire il perché attraverso una ricerca molto molto diretta, e questo viene fatto attraverso questo genere, il documentario. La voglia di raccontare della famiglia alla gente, al pubblico, quindi alla TV, quello che sta veramente succedendo dentro la famiglia e il perché accadono certe situazioni, perché questo fantasma così pare è rimasto così connesso con tutti quanti. Il dolore? I didn't have any rational explanation for who was in those photos. E in questo bisogna ammettere che Joel Anderson, il regista, è riuscito nel suo di raccontare questa storia attraverso interviste alla famiglia, montate con sequenze fotografiche e non, a veramente creare un enorme e forte disagio allo spettatore. Sì, è un prodotto che opprime, ti fa stare in ansia dall'inizio alla fine, poiché vogliamo scoprire qual è il vero intento di questo fantasma, perché è lì, cosa vuole comunicare, e il contrasto che si crea con i familiari è piuttosto forte e soprattutto riesce a incrinare, ovviamente, come dico sempre io,
il modo di pensare della gente comune che si approccia a questo stile, perché per quanto possa sembrare la new entry di ogni regista fare un moku perché rimane più semplice, no? In realtà qui viene dimostrato il contrario, quanto è complicato raccontare una storia come questa attraverso un genere che possa sembrare semplice in maniera realizzativa. Something was happening inside that house and I wanted to find out what it was. Poi l'idea di crossare, che ne so, pezzi del telegiornale con sequenze girate, fotografie ambientali, staccando poi appunto un'intervista per poi rientrare nella vita normale, è interessante. Può sembrare a volte un po' fastidioso perché è molto rocambolesco a livello visivo, ma viene subito assimilato dallo spettatore affinché questo mosaico prenda vita e possa veramente portarci a quella che è la risoluzione, ma non sarà così semplice. Perché mentre saremo lì a mettere insieme i pezzi di questo complicatissimo puzzle, comprenderemo come questa ragazza è incline a questa perdita dell'innocenza in una maniera molto brusca, dirompente, che la porta appunto a questo sprofondare dentro se stessa e quindi l'ineffabilità del destino che la porta verso questa morte improvvisa, insomma, è molto molto forte. La forza di questo prodotto non è tanto nell'effetto speciale, perché veramente è povero in questo, quanto nel farti immergere in quello che sono i particolari. Ad esempio, quando mostrano video, fotogrammi e vengono fatte zoomate sul soggetto per farti vedere dove è nascosto, dove è collocato il fantasma di Alice, ragazzi, è piuttosto agghiacciante. Riesce a farti venire la pelle d'oca e ti getta quel gelo addosso da farti rimanere incollato lì davanti allo schermo, e non è poco. È un film che, nonostante non abbia, ripeto, budget elevatissimi, perché comunque anche la sonora è un piccolo tappeto, intanto si viene aggiunto al tutto, spesso è un prodotto molto silenzioso, dove noteremo anche i silenzi degli intervistati, quindi della famiglia, il loro disagio, e veramente è reso a perfezione, sembra tutto vero, reale, anzi, se uno non sapesse che è un film, che è un mockumentary, potrebbe dire sì, questo è un documentario su una storia realmente accaduta, poiché si basa su un concetto di un fatto realmente accaduto, ma poi ovviamente rielaborato per il genere. Però è un film che fa veramente paura e sicuramente rientra nei migliori mockumentary di sempre, in assoluto. You scared of dying? Yeah, of course I'm scared of dying. Quindi non vuole sbalordire per gli effetti visivi, quanto per la scrittura, poiché il film vanta di una sceneggiatura veramente molto molto sentita e soprattutto diretta, e che non ha tante sbavature, anzi riesce veramente a raccontare alla gente un fatto e soprattutto ci porta verso un epilogo che a dir poco incredibile. It hasn't reached me yet, but it's on its way. I feel like I can't do anything. Ovviamente non vi dico niente, perché sarebbe un errore clamoroso, ma il finale di questo film è una delle cose più assurde che io abbia mai visto. E lo dico non tanto per dire, ma veramente è un prodotto che riesce a sbalordire. Con poco si dimostra come si può fare veramente grande cinema. Anche perché non è che ci sono attori chissà che, no, attori piuttosto emergenti, ragazzi giovani, una famiglia che starà, insomma, il classico film low budget, che dà dimostrazione di come si può veramente regalare un prodotto al pubblico di grande fattura, ma soprattutto di grande intelligenza. Something was happening inside that house. Lake Mungo riesce anche a far emergere dubbi, sensazioni, soprattutto, ecco, disagio a chi lo guarda con attenzione. Ma nascevo per questo, perché volevo anche parlare di un fenomeno, che è quello del doppelganger, però ovviamente non dico in che modo, ma comunque sarete voi a scoprirlo se volete dedicarvi a questo prodotto. C'è solo un piccolo problema, ragazzi, che il film purtroppo non è stato adattato per il nostro mercato, quindi niente lingua italiana, soltanto lingua inglese, però è possibile anche reperirlo appunto sottotitolato, quindi si può. E vi dico, non perdetevelo, perché se amate il genere mockumentary, questo film vi sconvolgerà la vita letteralmente, è un prodotto che rimane, entrerà nella vostra testa, non vi si toglierà più. La scena finale soprattutto sarà quella che vi marcherà a fuoco veramente proprio i neuroni, le sinapsi. Ma questo è il bello di chi vuole fare intrattenimento cinematografico
con molta, molta volontà, intelligenza e soprattutto arguzia. Una cosa molto interessante è anche questa voglia di omaggiare, sì, perché la ragazza si chiama Alice, ma di cognome fa Palmer. Un certo Twin Peaks, un certo Lynch, anche perché il film è molto lynchiano per alcuni aspetti, e anche l'idea di trovare il cadavere di questa giovane donna all'interno di un lago annegata fa ritornare anche molto il ritrovamento della cara vecchia Laura. Eh no? Explanation for who is in this photo. Con questo, ragazzi, io vi saluto, vi rimando alla prossima recensione. E soprattutto, ragazzi, chi non l'avesse ancora acquistato, ricordo che il libro è nuovamente disponibile in tutti gli store digitali. E nulla, ragazzi, iscrivetevi e intanto io lavorerò su altre recensioni a portarvi di prodotti piuttosto insolidi e interessanti, sia vecchi che nuovi. Insomma, roba insomma gagliarda, come ci facciamo noi. Dai, raga, ciao a tutti e alla prossima.